Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti sul mio canale, bentornati. Oggi vi voglio parlare di un po' di gossip, nel senso della famosa Chiara Facchetti. Io non so se voi ne avete già sentito parlare, ma penso di sì, perché appunto sta su YouTube da tantissimi anni, ha un canale molto grande. A più di 500.000 iscritti e quindi penso che il suo nome l'abbiate già sentito, insomma. Cosa succede? Succede che ha fatto in pratica un video in cui racconta e fa vedere che è andata da un famosissimo parrucchiere. Molto importante perché da lui vanno personaggi famosi, VIP e celebrità, e che in questo parrucchiere ha speso la bellezza di 3.550 euro per farsi i capelli. Sì, avete sentito bene, 3.550 euro per farsi i capelli. Cioè, per fare ovviamente per lavarli, fare la messa in piega, fare il colore, fare tutte le varie cose, mettere infine l'extension. Totale della spesa, scontrino alla mano, ripeto, 3.550 euro. Adesso è scoppiata una polemica assurda, perché tanti appunto hanno puntato il dito contro di lei dicendo: non è possibile spendere una cifra del genere per andare da un parrucchiere e farlo vedere qua su internet a tutto il mondo, a tutti quanti. Allora, io non ho niente contro questa ragazza, nel senso che ognuno per me è libero di fare quello che vuole, nel senso che per me fin quando una persona si comporta bene, nel senso che non uccide nessuno, non va a rubare, non fa del male e bla 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 bla, ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole. Quindi tanti che parlano in realtà sono rosiconi, ma c'è da dire che la cosa dipende anche da che punto viene vista, da quale prospettiva ne vogliamo parlare. Perché? Perché? Allora, lei perché è andata da questo parrucchiere? Perché ha speso questa cifra? E perché ci ha fatto un video soprattutto? Fate 2 più 2. Sicuramente, voglio dire, per una persona che un attimino usa la testa, la risposta, voglio dire, è chiarissima. Nel senso, lei ha fatto questo video perché ovviamente lei, lavorando con YouTube, deve fare dei video che gli rendono, ragazzi. Cioè, lei, come tutti quanti, ovviamente, specialmente quando si arriva a un certo livello, si punta a fare dei video che abbiano delle visualizzazioni, il più possibile. E ricordatevi bene che, come dice un famoso proverbio, una famosa frase, se ne parli bene, se ne parli male, ma che se ne parli? Oggi non riesco a parlare, ma che se ne parli. Quindi lei sapeva benissimo che sarebbe andata incontro a queste critiche, ma il gioco vale la candela, evidentemente, perché badate bene, allora, uno, se li ha spesi veramente, perché evidentemente li poteva spendere. Due, se ne ha spesi 3.550, vuol dire che almeno gliene entrano il doppio. Non guardate solamente le visual di quel video, che già comunque farà delle visual, ma considerate anche tutto il meccanismo che ci gira intorno. Considerate anche poi le varie aziende,
le varie sponsorizzazioni, collaborazioni, cioè tutto un meccanismo che ci gira intorno. Cioè, o gli vengono con le visualizzazioni, o gli vengono con tutto quello che gli gira intorno. Se ha fatto quel video è stato semplicemente per fare una pura manovra di marketing. Lei deve fare quello che i suoi iscritti guardano e lei sapeva benissimo che quel video sarebbe stato visto da tante persone e soprattutto avrebbe attirato l'attenzione di tante persone, anche non iscritte. Quindi in realtà la sua è stata una manovra intelligente, se vogliamo dirlo. Cioè è stata brava, perché si sa che queste cose di lusso noi ci piace vedere, perché non possiamo permettercelo, perché giustamente io se vado dal parrucchiere dei poveracci, dell'asciugamaria. E quindi ovviamente noi persone comuni vogliamo vedere, vogliamo sapere tutte queste cose, dove vanno i VIP. Cosa fanno i VIP? Cioè, non ci meravigliamo se un calciatore va a mangiare in un ristorante, spende, che ne so, 1.000 euro per una cena, o se va e si compra. Cioè, adesso non è che se Chiara Facchetti questo video non l'avesse fatto, cioè, nel senso, avrebbe salvato le persone dalla fame nel mondo, come si suol dire, nel senso che non l'avrebbe fatto lei, l'avrebbe fatto qualcun altro. Che lei l'abbia fatto, cioè, non cambia nulla, nel senso che ragazzi, ci sono sempre stati i poveri e i ricchi e sempre ci saranno purtroppo. Purtroppo faccio parte della prima categoria dei poveracci. Comunque, vabbè, non è che rosico perché adesso lei se l'è potuto permettere, ragazzi, ma voi avreste fatto lo stesso? Provate a ragionarci un attimino, provate a pensarci in tutta serenità, in tutta sincerità, mettetevi anche nei panni degli altri. Se voi eravate lei e vi avrebbero suggerito, o vi sarebbe venuta l'idea, oppure vi sarebbe stato consigliato, oppure oggi non riesco a parlare. Insomma, avreste annusato che quel video vi avrebbe portato dei soldi. Se vi avessero detto, guarda, vai lì, fai questo video, spendi 3.000 euro, te ne rientrano 6.000, ma voi non l'avreste fatto. Ma voi non l'avreste fatto. Onestamente, non sareste andati a farvi i vostri bei capelli? Ma perché no? Non ha fatto nulla di male. Perché no? Adesso, io sfido a trovare chi non l'avrebbe fatto. Alla fine, cioè, si tratta di lavoro, tra virgolette. Di lavoro. Poi, se vogliamo metterla da un altro punto di vista morale, allora anch'io posso dire, ok, il messaggio che è arrivato è un messaggio sbagliato, perché tante persone, specialmente magari, non so, tante ragazzine possono aver visto quel video e magari non tutti sono in grado di valutare, di capire che quella non è la realtà. Nel senso, mi spiego, non è la normalità, è meglio dire, perché ovviamente una persona normale, una famiglia normale, se guadagna 1.000 euro al mese, riesce a tirare fino a fine mese, è un miracolo oggi come oggi. E quindi giustamente magari un adolescente potrebbe invece andare a casa, pretendere questo, pretendere quello, eccetera, eccetera. Però voglio dire che sta anche ai genitori purtroppo cercare di insegnare prima, molto prima, perché le cose purtroppo bisogna insegnarle da piccolini, il valore dei soldi. E fargli capire quello che si può fare e quello che non si può fare, non come quello che non si può permettere il Mercedes e poi se lo va a comprare lo stesso per farsi vedere, poi però mangia pane e acqua tutto il mese. Per dire, ci sono queste persone che vogliono fare il passo più lungo della gamba e si comprano le cose anche se non se le possono permettere. Ma lì è questione di testa, ragazzi, è questione di cervello.
Allora, ognuno deve capire qual è la sua situazione, in base alla sua situazione, muoversi, se un passo si può fare, si fa, se non si può fare, non si fa, e non copiare, imitare ciò che si vede in giro, ok? Ma quello, ripeto, non è colpa della Facchetti, nel senso che se non c'è lei, tanto ci sono altri 200 milioni di persone che lo fanno, ma è un continuo bombardarci di queste cose con quello che... Cioè, come i calciatori, gli attori, i personaggi famosi che guadagnano tantissimi soldi, tantissimi, e se li godono e se li spendono. E allora dovremmo fare questo ragionamento con tutti quanti. Io sono d'accordo che bisogna mettere un tetto massimo perché ovviamente è troppo, viene dato troppo secondo me a questi personaggi, cioè a me mi va anche bene che loro guadagnano più di me perché magari possono essere dei campioni, possono essere dei talenti, tutto quello che volete, però è troppo spropositato, è troppo, 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 perché poi veramente c'è a paragone gente che non riesce a mettere il piatto in tavola al proprio figlio e questo non è giusto. Ma ripeto, qui il problema è che il sistema è marcio, cioè è il sistema che è marcio, non è colpa di chi ha la possibilità di trovarsi in una determinata posizione e di sfruttarla a suo vantaggio. Lì il problema è a monte, è a monte, è a monte. Quindi, ragazzi, io non mi sento di puntare il dito contro questa ragazza, nel senso che secondo me lei semplicemente si è mossa per ricavare un proprio vantaggio, non ha fatto del male a nessuno. Purtroppo, c'è gente che nel senso è in grado di valutare la cosa e c'è gente che invece magari per imitare le persone appunto fa il passo più lungo della gamba, ma questo appunto se non era lei lo faceva un altro, quindi era la stessa cosa. Quindi non rosicate come sempre, non puntate le dita addosso, non giudicate perché bisogna sempre mettersi un pochino anche nei panni degli altri e chiedersi: e se fossi stata io al posto suo? In fondo ognuno guarda dentro di sé, nel senso in casa propria. In casa propria, non è che se a te ti viene offerto un lavoro che guadagni 5.000 euro al mese, dici no, no, rifiuto perché mi sembra troppo, il mio vicino invece non arriva a fine mese, io poi guadagno troppo, no, non mi piace. Cioè, quindi ragazzi, commentate, ditemi qua sotto. Cosa ne pensate voi? Lasciatemi un bel like, vi ringrazio se avete visto tutto quanto il video. Un bacio!